Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia. Oggi vi voglio presentare due cani da slow pitch. Sentite come lo dico, slow pitch, perché sennò altrimenti poi qualcuno di voi mi tira i balletti, come diciamo a Genova, perché parlo male l'inglese. In effetti tutti i torti non li avete. Comunque vi dicevo ragazzi, due canne nuove della Nomura da slow pitch, appena arrivate in negozio, in realtà quattro canne. Stiamo parlando della nuovissima Hero Slow Pitch 40-80 grammi in due versioni, da mulinello fisso e da mulinello rotante, e in egual modo la Hero Slow Pitch 100-200 grammi, anch'essa da mulinello fisso e da mulinello rotante. Qua ragazzi la Nomura spacca veramente, perché amplia la propria gamma di prodotti che normalmente eravamo abituati a vederla sulle canne da pesca, sullo spinning, quindi molto molto mirata allo spinning. Apre un po' le porte a un'altra tecnica, per chi di voi non lo sapesse, lo slow pitch, tecnica di pesca con l'artificiale dalla barca in verticale, o più o meno in verticale, diciamo così, è una branchia del vertical jigging, però fatto in modo molto molto più leggero, molto più divertente secondo me del vertical jigging, e anche diciamo più proficuo a livello di catture, perché apre le porte anche a quei pesci che normalmente non sono predatori. Ma poi magari faremo altri video su questa tecnica, che a me piace moltissimo, perché è una pesca comunque dinamica con l'artificiale. Ma andiamo subito a vedere queste canne da vicino, perché ne vale la pena, e ci vediamo dopo per qualche consiglio e considerazione finale. Andiamo quindi a vedere da vicino, iniziamo come al solito dalla custodia. Custodia in tessuto materiale plastico, semplicissima, scritture scritte stampate, quindi non ricamate. Nomura Hero Slow Pitch 1,80 m, 6 piedi spinning, modello da mulinello fisso, dove ci sarà la canna con scritto casting, sarà all'interno la canna da utilizzarsi con il mulinello rotante, 100-200 grammi e 40-80 grammi per questa, quindi le due varie azioni. Andiamo a vedere da vicino la prima. Quindi si sta parlando della prima Hero Slow Pitch, vediamola, vediamo da vicino bene questa, poi magari le altre andiamo un po' più velocemente. Quindi impugnatura in fondo in eva, molto molto dura e compatto, bellissima. Nomura, la scrittina spinning 40-80, nell'altra riporterà la scritta casting, ve lo ricordo ancora una volta. Eva in fondo all'impugnatura. Placca assolutamente precisa, semplice e precisa, placca Fuji, chiaramente Fuji originale, viene riportata sia sulle due ghierette che all'interno della placca. Vi ricordo che dalla placca, quindi da questo punto a questo punto, abbiamo una notevole distanza proprio per l'impugnatura in azione di pesca. Andiamo avanti ancora, qua tutte le caratteristiche tecniche, il tipo di carbonio, lunghezza, peso della canna 125 grammi, modello spinning, 1,86 piedi tubular tip, vi ricordo che si sta parlando del cimino, quindi il cimino non è in solidi tip ma in tubular tip. Marchio Fuji, riferito al discorso della placca Hero Slow Pitch. E andiamo subito avanti all'anello, le targhettine riportate sono la targhettina Nomura con il modello e la targhettina Fuji, quindi con le caratteristiche di questo tipo di anello Fuji Comchet, vi ricordo anello Fuji K ponte alto. Quindi andiamo a vedere ancora, passiamo qualche anello, vi ricordo che la fissa ha 2, 4, 6, 8 anelli, quindi 7 anelli più il puntale, e direi che possiamo passare al volo alla gemella, che è quella che vi faccio vedere, due caratteristiche identiche, uguali caratteristiche di manico, vi faccio solo vedere questa differenza, che è praticamente l'impugnatura a grilletto. Ok, in questo caso, quindi poi ognuno ha la propria impugnatura, però questa è l'impugnatura con il grilletto che ci permette di impugnarla con il mulinello rotante. Anche in questo caso la placca Fuji al contrario, quindi è la reverse, quindi montata con leva che ruota. E l'altra differenza, a parte le caratteristiche riportate sulla canna, sono l'anello, che come vedete è un anello doppio ponte, molto piccolo di diametro, proprio perché questo serve allo scorrimento del filo e all'azione in pesca. Vi ricordo che questa è chiaramente una canna che piega in questo modo, ok, quindi al contrario con l'utilizzo del rotante. In questo caso abbiamo 2, 4, 6, 8 e 1, 9 anelli, uno in più rispetto all'altra, ecco perché la differenza di prezzo, che pur essendo pur leggera, la fa sia il tipo di placca, che ha un costo più alto, e un anello Fuji Seek in più. Andiamo a vedere velocemente anche l'altra, che è la 100-200 grammi, eccola qua. Qua possiamo vedere anche in questo caso la canna da fisso, il tappo qua è diverso, hanno inserito questo inserimento
qua di sughero, quindi altezza sempre piuttosto ampia dal tappo fino ad arrivare alla placca, placca in questo caso sempre Fuji. Andiamo a vedere una cosa particolare che è l'anello, invece in questo caso, anche se è da fisso, l'anello K doppio ponte, quindi più generoso di diametro, ma hanno messo un anello molto più robusto perché comunque la canna ha un'azione extra strong, come viene riportata appunto qua la scrittina, 100-200 grammi extra strong, quindi un fusto sicuramente sollecitato a piombature maggiori. E quindi anche qua i soliti targhettini, tagliandini, adesso non ci soffermiamo troppo. In questo caso la canna riporta 2, 4, 6, 7 anelli più 1, 8, quindi come la fissa leggera. Andiamo a vedere anche in questo caso, ve la voglio fare vedere anche questa da vicino, così le abbiamo viste tutte, quindi gemella dell'altra, anche in questo caso un costo leggermente più alto per la placca e per un anello in più. In questo caso monta sempre il Fuji K in questo senso, quindi anello che è adattissimo anche all'utilizzo per la pesca con il rotante. In questo caso abbiamo 2, 4, 6, 8 e 1, 9 anelli, quindi anche in questo caso stessi anelli dell'altro modello, ma diciamo con un anello in più. Un anello in più perché nell'utilizzo del rotante vi ricordo che il filo deve rimanere sempre sempre molto attaccato al fusto senza però toccarlo. Bene ragazzi, andiamo alle conclusioni finali. Eccoci quindi ritornati. Allora, un paio di considerazioni. Allora ragazzi, cosa vi devo dire? Qua secondo me Nomura ha fatto bene i propri conti, entra nel mercato con queste due canne da slow pitch. Vi devo dire ragazzi, io non vorrei ripetermi perché sapete che questa ditta diciamo ho iniziato a trattarla quando aveva ancora pochi mulinelli sconosciuti e qualche canna da spinning. Sta aumentando il proprio lavoro, anche aprendo diciamo le porte ad altre tecniche, e mi aspetto delle grosse novità per il futuro. Beh, vi devo dire come piace a me il rapporto qualità prezzo di queste canne ragazzi, è non lo so, non so neanche come facciano a farle, perché comunque con questi prezzi, tenete presente che quella che ho io in mano è la canna da fisso con l'anello Fuji K in monopezzo, sottilissima, leggerissima. Questa costa 85 euro in negozio, ragazzi, è veramente un prezzo. E addirittura la 100-200 grammi da fisso parte dai 75 euro. Qualcosa in più per quanto riguarda quelle da rotante, perché abbiamo un costo più alto per quanto riguarda la placca, che è con la placca a grilletto diciamo per l'impugnatura, e per qualche anello in più sul fusto. Un appunto su questa ditta: la ditta Nomura sta facendo delle cose che a me piacciono molto, perché non sono cose standardizzate. Allora, cosa voglio dire? Cioè, questi qua è gente che ci pensa alle cose, e io ho fatto caso. Ad esempio, la canna da fisso 40-80 grammi monta questo anello. Se io vi faccio vedere la canna da fisso da 100-200 grammi, è completamente diversa. Cioè, non è che l'hanno fatta, diciamo, uguale, ci mettiamo un po' più di materiale. Assolutamente no, cambia il fusto, cambia l'impugnatura, cambia la leva posteriore, cambia l'anello. Hanno messo un anello Fuji K doppio ponte invece, perché considerando che l'utilizzo è con più grammature, cioè quello che voglio dire è che è un'azienda a cui si vede benissimo che dietro c'è della gente che pensa a quello che sta facendo. Finalmente, non voglio dire finalmente, ma comunque eravamo un po' abituati nella gamma bassa, medio-bassa degli oggetti a vedere delle cose un po' fatte così, e ci stava anche, perché in realtà ci stava anche. Ma questi signori della Nomura stanno facendo veramente delle cose veramente veramente eccezionali. Io non vorrei sembrare troppo di parte, forse anche un po' lo sono, ma io quando vedo queste cose a me fa piacere. Quando vedo due canne che sono della stessa serie ma sono fatte completamente diverse, e ci sono i giusti motivi per cui siano completamente diverse, a me queste cose piacciono tantissimo, perché capisco che dietro queste cose c'è uno studio e qualcuno che a queste cose appunto ci pensa. Quindi rapporto qualità prezzo assolutamente avete capito che è invidiabile, sono completamente d'accordo con questi due oggetti, quindi voto 10-11. Non ci resta altro che andarla a provare, magari aspetteremo il periodo in cui il mare, il tempo, il vento ce lo possa permettere, l'andiamo a provare immediatamente, magari facciamo un video anche in esterna.
Un paio di consigli su cosa utilizzare su queste canne. Sicuramente 40-80 grammi ci può permettere di utilizzare, per quanto riguarda un mulinello fisso, un mulinello tranquillamente medio potente, diciamo che potrebbe andare bene. Io qua ho portato degli esempi, se parliamo sempre di Nomura, un Alu 6000 o un Alu 5000, che è un mulinello che ha abbastanza corpo. Chi ha bisogno di più filo sulla versione da mulinello fisso 100-200 grammi, magari anche una Ichi Saltwater 4.5. Chiaramente il fatto di poter utilizzare una canna con il mulinello rotante prevede anche la possibilità di usare un mulinello più piccolo. È per questo che i giapponesi o chi fa tanto questa pesca alla fine vanno a parare sul discorso mulinello rotante. Purtroppo sul nostro mercato ci sono ancora pochi mulinelli rotanti a disposizione, fatti apposta per queste pesche, e quindi chiaramente capite bene che la fascia di prezzo è diversa. Io posso montare su un mulinello del genere uno Shimano 5000, un Daiwa 4000, 5000, che sia la misura, e andare benissimo e spendere 40-50 euro. Per quanto riguarda il mulinello rotante, purtroppo dobbiamo per forza andare su dei mulinelli da 100-110 euro, perché hanno delle caratteristiche particolari diverse. Per quanto riguarda il mulinello rotante, vi dicevo, possiamo andare a utilizzare un, se vogliamo rimanere sempre il discorso Nomura, ad esempio un Big By Casting, che è il Big By Casting 300 della Nomura, che è un mulinello che ha un max drag assolutamente dignitoso, assolutamente proporzionato per questa pesca, fino ad arrivare, se volete andare a vedere sul nostro sito internet, abbiamo ad esempio il mitico Catalina della Daiwa, che è già un mulinello di gamma alta, o il Taiwalk e l'Elan, che è un mulinello Japan style, che è veramente veramente bellissimo. Quindi abbiamo detto tutto quanto, credo, ragazzi, abbiamo visto su cosa si può utilizzare. Il mio consiglio, il mio parere su queste canne ce l'abbiamo, appena avremo la possibilità andremo a provarle e vedremo di tirare due conclusioni sulla pratica, ma sono sicuro, vedendole già, che sono canne ottime. Bene ragazzi, cosa vi posso dire? Continuate a seguire le nostre pagine Facebook, iscrivetevi al nostro canale YouTube, vi ricordo che queste sono già disponibili sul nostro sito internet www.fisherlandia.it. Se vi è piaciuto il video condividetelo, come sempre che la pesca sia con voi, e grazie per avermi ascoltato. Ciao ragazzi!